Questa mattina si discuterà dell'anniversario, il 40, 43 anniversario del ritrovamento del corpo di Ardomora Pia Caetani. Ecco, cosa volete fare in questo caso? È un'occasione per ricordare comunque un grande personaggio politico e statista italiano, barbaramente sequestrato e ucciso dal Brigate Rosse, ma non solo, per dimostrare che eh, a 43 anni è ancora necessaria una commissione d'inchiesta, ma che vogliamo fare e abbiamo chiesto di incardinare entro maggio con uno spirito super partes, uno spirito alto, per completare e scoprire la verità oltre il segreto eh, che ancora c'è in casi come il caso Moro e negli altri casi Bologna, altre questioni, grandi questioni e pagine strappate della nostra storia, ma anche per finalmente chiudere questo infinito dopoguerra italiano e guerra fredda italiana, con una commissione anche di storici che possa appunto, arrivare a una relazione super partes. C'è una grande alterazione della dialettica e del lessico della democrazia. In tutti i paesi occidentali gli organismi di vigilanza che sovraintendono i servizi sono dati in presidenza alla opposizione. E con la creazione di questa grande maggioranza a sostegno del Presidente Draghi, di fatto abbiamo per la prima volta un comitato per i servizi che è presieduto dalla maggioranza e farà una eh, audizione omeopatica dove la maggioranza di governo farà l'audizione al presidente di quella stessa maggioranza e questo non è accettabile e, e alla luce anche della vigilia dell'anniversario eh, di Moro riteniamo che siamo una posizione molto sensibile anche per la gestione degli archivi storici dei servizi e dei documenti e la desegretazione dei documenti.